Ancora una volta a Pisa abbiamo scelto di approvare comunque il bilancio entro la fine dell'anno e così di evitare l'esercizio provvisorio. Questo pur partecipando a tutto un movimento di protesta che c'è stato da parte degli enti locali che si sono sentiti sempre più penalizzati dalle decisioni governative fino all'ultima della legge di stabilità. Però crediamo che comunque per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini pisani sia importante, avendone la possibilità, di arrivare comunque a un voto prima della scadenza dell'anno, in questo modo di fare in modo che fin dall'inizio del 2013 il Comune possa cominciare comunque a operare in modo significativo, dando già un'impostazione e quindi intervenire sulle famiglie e poter anche prendere le misure di sostegno anche alle fasce più deboli. Nel merito crediamo che sia un bilancio difficile, però equo. L'equità è quello che ha guidato tutte le nostre decisioni in questi campi. Crediamo che comunque in una situazione di difficoltà economica per tante famiglie il fatto di aver mantenuto il livello di servizi sia il primo aspetto fondamentale. Riusciamo a mantenere il livello di servizi senza poi penalizzare gli aspetti anche di sostegno alle fasce più deboli. Noi auspicheremo di poter fare di più, abbiamo anche sottoscritto degli ordini del giorno in questo senso. Però crediamo che anche ora il fatto di mantenere un livello di tassazione, penso in particolare all'addizionale IRPEF, così basso rispetto ad altre realtà locali, sia comunque un segno di attenzione. Ci sono comunque dei sacrifici da fare, soprattutto anche per le categorie economiche, pensiamo alla tassa di soggiorno, però in qualche modo noi chiediamo anche a chi viene a Pisa come turista o comunque usufruisce della nostra città di lasciare, ecco, seppur minimo, un proprio contributo proprio per tutti i servizi che una città come Pisa deve dare anche a chi non è residente ma in qualche modo usufruisce di tutto ciò che questa città offre.